Il Book Pride, la prima fiera degli editori indipendenti, ha aperto le porte a Milano, città del libro 2015, presso le sale espositive di frigoriferi milanesi. Dal 27 al 29 marzo, 3 giorni di incontri, presentazioni e approfondimenti sulla cultura non omologata e indipendente che, con l'organizzazione DOX e l'Osservatorio degli Editori Indipendenti, intende valorizzare la diversità e la qualità di un'offerta letteraria spesso sconosciuta ai più, ma capace di lanciare talenti e nuovi autori che poi fanno le fortune dei grandi editori. Libera TV, media partner dell'evento, ha incontrato gli autori del Book Pride. Siamo con Pino Tripodi di DOX, la cooperativa che ha organizzato la struttura del Book Pride, oggi l'inaugurazione, una scommessa che sembra già vinta nella partecipazione ma anche sul piano politico della sfida che gli editori indipendenti stanno portando attraverso questo evento inedito. Sì, ci incoraggia molto la partecipazione fin qui espressa. Speriamo che sia molto molto più massiva anche nei prossimi giorni, ma direi di sì, è una sfida che abbiamo fatto con grande grande fatica, perché sentivamo tante voci dei partiti della lamentela, dei partiti della lagnetta che continuano a lamentarsi, però difficilmente riescono a trovare strumenti di partecipazione e di cooperazione che invece noi tentiamo di istruire, perché siamo nati per questo, no? DOX è strategia per l'indipendenza culturale, quindi speriamo molto in questa nostra attività. Una parola d'ordine, la bibliodiversità che sembrava relegata ad alcuni circoli ristretti, che invece adesso si sta affermando come un'ipotesi politica su cui affrontare anche la sfida con l'oligopolio, il monopolio distributivo e di produzione dei libri in Italia. Sì, assolutamente. Oggi ne abbiamo parlato nell'incontro iniziale. È chiaro, la bibliodiversità è il nostro slogan di riferimento fondamentale, perché tutti dicono siamo nella stessa barca, ma io penso che nella barca c'è chi sta per affondare, chi fa editoria di ricerca, chi fa progetto, chi fa cultura, e chi invece vuole rimanere al comando. Quindi la bibliodiversità per noi è declinata nella possibilità non soltanto di avere l'autonomia di pensare, che questa per fortuna non ce la leva nessuno, ma anche nella possibilità di trovare strumenti con i quali e per i quali noi riusciamo ad organizzare la nostra indipendenza. Se no gli editori indipendenti costruiscono un pubblico, costruiscono i contenuti e le proposte che poi alla fine si mangiano i grandi. È quello che diceva oggi il signor Montrone, dice: voi siete cani da tartufo. Io sono molto contento di quella iniziativa, ma è evidente che non voglio fare né il cane né il tartufo. Ci sono problemi organizzativi e anche politici per affrontare questa sfida. Come organizzare l'editoria indipendente e quali risposte la politica deve dare per consentire all'editoria indipendente di continuare il suo lavoro? Sì, intanto direi che questo passaggio di Book Pride è un passaggio fondamentale, perché noi pensiamo di aver nel nostro piccolo dimostrato che è possibile farlo. È possibile farlo vuol dire: è possibile costruire un libro che non sia geneticamente omologato, come avviene nelle grandi catene distributive. È possibile pensare a qualcosa che non sia la grande catena distributiva del libro, che dal mio punto di vista è esattamente nella stessa funzione che ha la catena alimentare. Quando si va in un grande supermercato si sa che non si può trovare un cibo d'eccellenza. Noi non vogliamo esistere semplicemente come corredo, pensiamo che l'editoria indipendente debba esistere come protagonista della cultura di questo paese, dunque deve trovarsi gli strumenti perché questo possa avvenire. Abbiamo fatto questa fiera, speriamo presto di poter dire possiamo fare anche delle grandi librerie indipendenti in questo paese. Una scommessa vinta? Sì, la mia voce nella dimostrazione. Tante interviste, tante conferenze, tanti interventi che hanno portato a questo, veramente un miracolo, un successo. Tantissimi editori, anche sul piano politico però, si è colto la questione della bibliodiversità. Sì, 124 editori presenti, oggi all'inaugurazione è uscito fuori molto questo concetto e insieme a Montroni l'abbiamo spiegato benissimo a tutti quanti. Insomma, valeva la pena perdere la voce? Sì, assolutamente sì.